risultato, e che è già ampiamente conosciuta peraltro, di questo servizio fotografico. Sono un giovane fotografo che ha appena realizzato un servizio, questo non lo sapevo, con Andy Warhol, dei ritratti di Andy Warhol, un personaggio che per molti versi può essere accostato a Pasolini, anche per questa pulsione morte, appunto questa presenza di questo teschio nascosto sotto il volto. E Tatiana, giovane fotografo omosessuale, in quel momento della sua vita incontra Pasolini e dice una cosa bellissima. Marco, c'è sempre è un fotografo che realizza una serie di ritratti di un grande personaggio, lo dice molto bene anche Walter nel suo ultimo romanzo, L'autopsia dell'ossessione. Ogni volta che si fotografa un soggetto c'è anche una sorta di duello col soggetto, c'è una sorta di lotta di potere, appunto, anche lì un doppio corpo, il corpo del fotografo, il corpo, il volere del fotografo, la volontà del fotografo e la volontà del fotografato, del ritratto, che naturalmente vuole rappresentarsi. E poi però c'è la forza, c'è la volontà, c'è il piacere, il principio del piacere del fotografo, che a sua volta utilizza quel corpo, il corpo del personaggio ritratto, come in realtà un pretesto, un soggetto, un profilmico, diciamo, della sua costruzione poetica. Ecco, nel caso di Pelliani si attua questo miracolo, questa circostanza inedita e forse irripetibile, in cui le due volontà coincidono perfettamente. Si entra in una sorta di osmosi, scrive Bertolizzi, in cui essendo due personaggi diversissimi per estrazione, per età, per cultura, per carattere, veramente due personaggi per molti versi gli antipodi, tuttavia in quel momento, in quel frangente preciso, in quella circostanza, siamo a poche settimane dalla notte del Didascalo, a pochi giorni dalla morte di Pasolini, quelle due volontà coincidono, entrano l'una in contatto con l'altra e finiscono per trascolorare l'una nell'altra, soprattutto quando entra in gioco non solo il doppio corpo di Pasolini, appunto come si diceva prima, ma la doppia visione, la doppia immagine di Pasolini. Un Pasolini che si fa ritrarre nudo, quindi il corpo in primo piano, ma si fa ritrarre nudo al di là di un vetro, il vetro della Torre di Chia, se non sbaglio, della sua abitazione in campagna, come se quelle immagini gli fossero state rubate, mentre invece sono attentamente studiate, sono studiate dallo stesso Pasolini, sono volute dallo stesso Pasolini in forma di immagini rubate. C'è tutto il paradosso anche di quello che è stato chiamato l'autenticismo di Pasolini, no? Che è appunto una simulazione di autenticità, una simulazione di corpo che si getta nella lotta, no? In realtà appunto tutto questo è in posa, è irrigidito in uno smalto manieristico, in un emblema molto speso, non in tutto Pasolini, ma forse nel Pasolini migliore. Ecco, nelle fotografie, nel servizio fotografico nudo, nella parte dei nudi di Pasolini, c'è questa doppia immagine, c'è questo doppio riflesso, e a un certo punto racconta uno dei biografi di Pasolini, Schwarz, che ha intervistato Pasolini, anche se poi le sue dichiarazioni sono state smentite dallo stesso fotografo. A un certo punto, dopo questa sessione fotografica, Pasolini esausto chiede a Pasolini il permesso di farsi una doccia, e nel momento in cui appunto il suo corpo viene nascosto dal vetro della doccia, Pasolini guarda in questo vetro con lo stesso sguardo con cui Pasolini pochi minuti prima, poche ore prima, aveva guardato al suo corpo nudo al di là del vetro di Chia. Quindi un vetro che si frappone tra la realtà, tra la scandalosa realtà del corpo nudo e l'obiettivo del fotografo o gli occhi del poeta. È veramente lo stesso sguardo, è veramente un rispecchiamento di sguardi. E questo appunto mi ha fatto venire molto in mente il lavoro di Siti, non solo di Siti critico, ma in questo caso soprattutto di Siti narratore, non solo nell'ultimo libro, ma anche nel primo, Scuola di Nudo, in cui questa ossessione dello sguardo e della duplicazione del corpo è, direi, il centro motore dell'immaginario. L'idea appunto che ci sia sempre un doppio corpo della realtà, un doppio corpo della passione, un doppio corpo del desiderio, appunto un corpo reale, un corpo che si getta nella lotta oppure si sottrae alla lotta, non importa, poi un doppio corpo, un secondo corpo, un corpo astrale o forse un corpo simbolico come quello del re accanto a Robbins, che trascende la fisicità, trascende la simultaneità, trascende il presente e si proietta in una dimensione possibilmente eterna, quella dell'altro.